Bentrovati a questa nuova puntata di Spazio alla Solidarietà. Oggi sono in compagnia virtuale, in collegamento con me con l'associazione Permano ODV. In particolar modo vi presento i miei ospiti, Toni Ciabattoni, presidente ovviamente dell'associazione Permano ODV, e Anna Celi, vicepresidente. Ah. Grazie, Benvenuti, benvenuti, bentrovati. grazie. Oggi parliamo di questa associazione che si occupa di tutela dei diritti civili, integrazione sociale di persone con disabilità e sono dei genitori appunto che si sono uniti per la disabilità. Ovviamente chiediamo sempre la parte istituzionale spetta al presidente di raccontarci, no, come nasce questa associazione, quando nasce, per quali motivi, ovviamente con quale mission. Certo, allora l'associazione nasce esattamente 15 anni fa, a marzo saranno 15 anni che si è costituita ed è nata dall'esigenza e dal desiderio di alcuni genitori con bambini disabili, perché parliamo ormai di 15 anni fa, e che si tenga appunto l'esigenza di condividere quello che sarebbe stato poi un percorso sicuramente difficile. Sicuramente non difficile anche da affrontare, e a cui non eravamo assolutamente preparati, perché siamo stati catapultati nel mondo della disabilità, diciamo, dall'oggi al domani. Sappiamo che è già difficile essere genitori, figuriamoci genitori di un bambino disabile. E quindi, se è vero che l'unione fa la forza, Permano nasce per questo intento principalmente, per un gruppo di genitori di solidarizzare l'un con l'altro. Dopodiché ci siamo attivati diciamo, con diverse proposte verso la comunità. Abbiamo fatto delle conferenze, abbiamo fatto delle giornate formative per professionisti e del settore, e cercando appunto di portare avanti quello che erano, diciamo, con la mission dell'associazione, quali, come lei diceva prima, la tutela dei diritti civili, nonché l'inclusione sociale dei nostri ragazzi, quindi cercare di lavorare su quello che poteva essere il miglioramento della qualità della vita dei nostri figli. E cosa di meglio di un Dopodiché è centro, nato un altro. Sì, socio-educativo? Diamo la parola all'inizio anche non ad c'era. Anna. Non c'era un centro che appunto desse modo a questi ragazzi, insomma, di incontrarsi, no? Di vivere anche qualche spezzone di quotidianità insieme e nasce quindi Anna questo centro socio-educativo. Sì, esatto, nel 2012 l'ente comunale ci ha dato la possibilità di avere questo spazio in comodato gratuito, quindi il Comune di San Benedetto del Tronto ci ha dato questa possibilità e quindi abbiamo organizzato diversi laboratori per i nostri ragazzi, quindi dare la possibilità di svolgere attività di vario genere. Laboratori musicali, teatrali, attività fisica, laboratori creativi, insomma, tutte possibilità che, diciamo, normalmente si possono trovare, diciamo, nella comunità, ma per i nostri ragazzi è sicuramente molto difficile. Quindi ci siamo attivati per procurare queste possibilità. E grazie anche a dei volontari, a dei professionisti. E il centro poi, ecco, ha iniziato queste attività e le continuiamo a portare avanti. E oggi, ad oggi abbiamo il progetto Le abilità del cuore, che diciamo, è sostenuto anche dalla Chiesa Valdese, con i fondi della Chiesa Valdese, e ci sono dei laboratori come la musicoterapia e il teatro, che sono attività fondamentali per la nostra associazione, perché procurano assolutamente benessere per i nostri ragazzi. E poi abbiamo il dono alla comunità, cioè sono i nostri ragazzi che si offrono loro alla comunità per donare qualcosa. E ad oggi abbiamo donato delle ore di musicoterapia, quindi i nostri ragazzi hanno fatto attività
con un centro di anziani qui della parrocchia. Quindi i nostri ragazzi si sono recati nel centro anziani con la professionista che li segue e hanno fatto attività di musicoterapia insieme alle persone anziane ed è stato un momento davvero emozionante. È È una cosa bellissimo questo molto. rapporto con il territorio, con il comune e con tutti gli attori appunto del territorio di San Benedetto del Tronto e ovviamente il fine ultimo non di chiudere ma di includere e di portare anche Esatto. questi ragazzi poi a provarsi anche con altre realtà. Tanto che, appunto, io so che siete freschi diciamo, di un bel progetto impegnativo, bello impegnativo, insomma, la realizzazione di un Assolutamente. lungometraggio che è stato proiettato per la prima volta domenica 12 febbraio al Pala Riviera di San Benedetto del Tronto, davanti a una platea di oltre 1.000 spettatori. Ovviamente manderemo in onda, no, durante questa intervista anche qualche pezzo del qualche spezzone del film che si intitola State buoni se potete. Com'è nata l'idea di realizzare questo film? Guarda, questo innanzitutto non nasce come film, ma nasce come laboratorio teatrale ed esattamente 4 anni fa. Abbiamo avuto la fortuna che la Fondazione della Cassa del Risparmio di Ascoli Piceno ci ha appoggiato questo progetto insieme a tanti altri progetti. Nasce quindi come laboratorio teatrale perché ci siamo appoggiati alla compagnia teatrale del territorio, i nosocomici, che hanno iniziato ad affrontare quelle che erano poi i vari incontri con i ragazzi per mettere su questo spettacolo. È sopraggiunta poi la pandemia e siamo stati impossibilitati a mettere in scena questo spettacolo perché appunto i teatri erano chiusi. Però siccome era già tutto pronto, i ragazzi erano pronti, la scenografia era pronta, diciamo, non potevamo andare oltre il tempo che ci era stato, insomma, destinato, abbiamo pensato di farne un film. E ci siamo appoggiati ad altri professionisti del territorio che hanno curato la regia e l'audio e insieme a tantissimi volontari, tantissimi attori teatrali della provincia di Ascoli Piceno, abbiamo girato queste scene sia qui a San Benedetto, che ad Acquaviva Picena, che a Grottammare, ma anche ad Amandola. E ieri, dopo 4 anni di attesa, finalmente è uscito questo film che ha coinvolto poi tutti. Hanno risposto in tantissimi al nostro invito. Vi assicuro che non ce l'aspettavamo di fare il sold out perché abbiamo riempito la sala del Pala Riviera di San Benedetto ed è stata una giornata estremamente emozionante e stupenda sicuramente. In tanti tutti sono divertiti e si sono emozionati. Diciamo a tutti i nostri telespettatori, a quanti seguono questa rubrica, che comunque è disponibile, no, un piccolo trailer anche sul vostro sito permano.it. Ricordiamo che il cast ha coinvolto 70 interpreti, tra cui 12 ragazzi con abilità diverse di Permano, oltre alla compagnia teatrale dei Nosocomici e ad altri attori amatoriali, con la direzione artistica di Franco Di Pancrazio, che appunto salutiamo. Ecco, una curiosità che mi viene in mente è se questo progetto magari può avere, no, un prosieguo. Guarda, siccome abbiamo avuto tante richieste che non abbiamo potuto poi, insomma, assolvere, abbiamo già una seconda giornata il 19 di marzo al Teatro dell'Energia di Grottammare, dove trasmetteremo per sia alle 15:30 che alle 18 di nuovo questo film, perché le richieste sono state tantissime e purtroppo facendo il sold out nella giornata del 12 di febbraio non abbiamo potuto accontentare tutti. Quindi ecco, ci sarà una seconda edizione, una seconda giornata e ci auguriamo di farne ancora e sempre di più, perché vale proprio la pena di assistere a questo piccolo capolavoro che abbiamo creato, perché non parliamo di
un film amatoriale, ma un film proprio veramente semiprofessionale, assolutamente sì. Ringraziamo per questo anche l'alunno multimedia che ha curato la regia con Mauro Pergallini e Andrea Verzulli della 7K che ha curato tutto il comparto audio. Sono stati veri professionisti che ci hanno regalato un bellissimo film. Ovviamente ringraziamo tutti, insomma, Certo, immagino che vi assolutamente sì. vedremo all'opera anche in futuro e comunque, come abbiamo detto all'inizio, Permano è un'associazione di volontariati e quindi ecco, questa rubrica serve un po', la teniamo in piedi da tanti anni anche per questo, per sensibilizzare al volontariato. Quindi, oltre al vostro sito permano.it c'è anche una pagina Facebook su cui immagino ci terrete aggiornati anche su queste prossime nome, se, ma, questi prossimi appuntamenti per quanto riguarda il film. Come ci si può mettere in contatto con voi per quanti ovviamente fossero interessati a diventare volontari di Permano? Beh, allora è semplicissimo, basta appunto contattarci sui social. Stiamo sia su Instagram con la nostra pagina sia su Facebook, andando appunto sul nostro sito dove ci sono i riferimenti, e per chi è qui vicino ci può venire a trovare tutti i pomeriggi in via Manzoni 38 a San Benedetto del Tronto, e tutti possono darci una mano volontariamente facendo attività con i nostri ragazzi, così hanno la possibilità di conoscerli e di, diciamo, interagire con loro, perché hanno il cuore grande e sono loro i primi a saper donare. E io ringrazio anche voi per essere stati con noi oggi. Ovviamente è possibile anche sostenere l'associazione con altri mezzi, ma è tutto sulle vostre pagine e sul vostro sito. Io non posso far altro che ringraziare Tony Ciabattoni, presidente ovviamente dell'associazione Permano ODV, Grazie. e Anna Celi, vicepresidente. Grazie per essere stati con noi. Ci risentiamo presto. Grazie, Grazie, grazie tante. grazie mille. E a voi do Arrivederci. appuntamento alla prossima puntata di Spazio alla Solidarietà. Arrivederci.